Emma icona di coraggio, bisogna affrontare gli haters per dire basta. Emma Marrone è una fonte di ispirazione per i ragazzi e le ragazze di tutta Italia. Lo dimostra con la sua carriera di cantante, con i testi delle sue canzoni, ma ancora di più con l'incontro che ha fatto poco tempo fa, con uno dei suoi haters. La star infatti è molto seguita sui social e in particolare su Instagram e sul suo profilo ogni giorno migliaia di persone mettono like e commentano le sue foto. Tra questi molti sono fan incalliti, ma alcuni si sono rivelati veri e propri haters, con offese e frasi negative volte a screditare la sua figura. Durante un programma televisivo, l'artista ha avuto la possibilità di incontrare uno di questi, parlargli chiaramente e risolvere anche il conflitto, così la Marrone è diventata un'icona di coraggio. L'incontro di Emma Marrone e il suo hater. Emma Marrone ha avuto l'opportunità di incontrare il suo hater Giancarlo, che trascorreva le giornate ad insultarla in modo pesante sui social. La cantante l'ha fatto per una questione di giustizia, più che di vendetta, lei stessa infatti ha dichiarato nelle successive interviste di essere una persona istintiva, di pancia, ma assolutamente contraria alla violenza e alla vendetta. Così questo incontro, avvenuto in pieno giorno all'interno di un bar, le ha dato l'opportunità di chiarire alcune cose con Giancarlo, spiegandogli che ciò che fa ogni giorno per attirare i consensi delle persone, ha causato problemi anche gravi a ragazzi fragili, che si sono lasciati travolgere dagli insulti. Il problema degli haters è reale e non ha confini geografici. Dagli Stati Uniti all'Italia, sono numerose le star vittime ogni giorno degli insulti di persone fittizie sul web, che si inventano un nome per non essere scoperti. Così Emma è diventata una vera icona di coraggio, superando i limiti e le difficoltà per chiarire una volta per tutte con il suo odiatore la questione. La cantante è arrivata più di una volta al pianto durante l'incontro che si è rivelato ovviamente, carico di emozioni, ma alla fine ha capito che il vero debole era lui. In questo modo la Marrone ha ottenuto le scuse di Giancarlo ed è riuscita a convertirlo contro questa pratica insensata che affligge ogni giorno migliaia di personaggi dello spettacolo, ma anche semplici ragazzi, in tutto il mondo. Il problema degli haters nel mondo. Secondo Emma Marrone, bisogna affrontare gli haters per dire basta. Questo sembrano averlo capito anche altre star internazionali dello spettacolo, ma non è sempre facile reagire con mente fredda e lucidità alle offese ricevute. Oltre Emma Marrone, anche Cristiano Ronaldo, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Rihanna e Demi Lovato hanno avuto un trascorso piuttosto tormentato con gli haters. La cantante statunitense Demi Lovato ha addirittura dedicato un album ai suoi haters che l'hanno tormentata per diverso tempo sia sulle sue capacità di musicista, sia sul suo aspetto fisico. La stessa cosa è successa a Rihanna che, pur essendo una delle donne più sexy del mondo, ha subito numerosi attacchi degli haters per il suo aumento di peso. Tutto ciò che queste star internazionali hanno insegnato è l'importanza di reagire, affrontandoli e chiudendo ogni possibilità di attacco.